Sarà inevitabilmente un 2 luglio diverso, ma non meno importante da un punto di vista simbolico ed occasione anche di coesione per guardare con fiducia al domani. Sì, ovviamente la nostra sagra tradizionale sarà mortificata dalla presenza ancora di questa aggressione virale invisibile e che imporrà, come ha imposto, rinunce, prima fra tutte quello dello straccio del carro e soprattutto della presenza del carro nella comunità materana. Però noi avremo quindi più tempo forse per meditare, più tempo per riflettere, più tempo, dico io, per pregare. E se noi riusciamo a recuperare questi momenti di riflessione, potrà essere un momento di maggiore propulsione per il futuro. Perché quando arrivano questi momenti difficili, l'uomo e le donne si ricaricano, soprattutto coloro che hanno tensione e aspirazione e ambizione, si ricaricano per riprendere il percorso con maggior vigore e con maggiore forza. Questo sarà il segnale di una festa della Bruna, non dico minore nel fatto esteriore, minore nel taglio di alcuni momenti e di episodi e di manifestazioni legate al DNA materano. La messa dei pastori, la uscita della Madonna dalla cattedrale, il carro che parte da Piccianello, i tre giri, lo straccio, non ci saranno. Saranno nei nostri ricordi imperituri, però dobbiamo cominciare a pensare al 2021, non solo a riproporre la tradizione del carro, ma anche a rilanciare l'immagine. Io direi a rilanciare la responsabilità civica della città per continuare ad essere protagonisti, a non rassegnarci, a non avvilirci, a non essere vittime di pessimismi, perché il pessimismo è immobilismo. La festa della Bruna è mobilità sociale, è forza energetica sociale e quindi dobbiamo costruire per il futuro e per il 2021 una migliore festa della Bruna, con una migliore capacità dei cittadini di essere protagonisti del nostro futuro e del nostro successo, perché noi abbiamo oggi raggiunto una reputazione internazionale e una grande forza di collettività comunitaria che non può né essere spenta da questo momento difficile. La Madonna della Bruna ci assiste. E la Madonna della Bruna, come voi sapete, amici e cari concittadini e concittadine, è la Madonna della difesa. Ci ha difeso dal Covid-19, ci difenderà dalle amarezze e soprattutto dalle rassegnazioni e ci guiderà la via, perché la Madonna è Odigitria, è colei che guida la via verso il Cristo, ma anche i nuovi percorsi che noi faremo. Sempre la Madonna della Bruna sarà la nostra sentinella e soprattutto la nostra protettrice. Non dimentichiamo questo e non rassegniamoci. Ricordiamo anche un passaggio importante, fortemente simbolico ed evocativo. La peregrinazio quest'anno è stata voluta fortemente dalla diocesi affinché potesse giungere l'effigie di Maria Santissima della Bruna in tutte le parrocchie e nei santuari. Un percorso inclusivo, un percorso che ha cucito periferia e centro, un percorso molto più intimo ma anche probabilmente in grado di dare un segnale importante che andrà recuperato lo stesso 2 luglio. Per me non si è trattato di un pellegrinaggio, ma della visita puntuale della protettrice in tutti gli angoli della città e in tutte le parrocchie della città. E come la Madonna è stata come ambasciatrice di questo suo messaggio di redenzione, in tutti quei luoghi in cui si prega, nei luoghi in cui vi è questa tensione spirituale, in cui gli uomini e donne si ritrovano a chiedersi
e a rispettare il senso della divinità. Quindi una visita puntuale di una nostra protettrice che per questo motivo non ha venuto nelle periferie sul carro della Bruna, ma con i propri passi, posso dire, per meglio capire e comprendere le esigenze, i bisogni, le angosce, le aspirazioni della nostra comunità. Ed è stata un'idea, direi, puntuale del nostro arcivescovo, quello di portare nella nostra città, nelle viscere della nostra città, della nostra comunità, la presenza, diciamo, vivificante della Madonna della Bruna, che ha seminato con la sua presenza i valori del nostro territorio. E ricordiamo anche un'altra perla importante da un punto di vista storico, artistico e quindi anche di valore religioso: i tanti segni mariani nella città di Matera, il parco delle chiese rupestri, un'iconografia puntuale che può simboleggiare anche altri passi di un cammino da compiere insieme. Matera è Civitas Mariae. Il Consiglio Comunale in tempi lontani dichiarò che Matera era la città di Maria, ma questo non per un fatto soltanto virtuale, ma sostanziale, perché la presenza della Madonna nella tradizione spirituale della città è totale. Basta avere la forza e la bellezza e il piacere di girare nei sassi o nelle chiese rupestri della Murgia per ritrovare puntualmente tutto l'archivio delle immagini mariane, dalla Dodigitria alla Madonna del Buon Cammino, alla Madonna del Latte, a Galatto Trofusa, Santa Lucia alle Malve, la Chiriotissa, che era la Madonna in trono, che era nella Madonna nella Chiesa delle Tre Porte, la Madonna orante, che è nelle chiese di San Pietro e Paolo sotto San Francesco d'Assisi. Cioè c'è tutta la densità iconica della presenza della Madre di Dio nel nostro territorio, che fa parte di quella pietà mariana che poi trova il picco, il momento più emblematico e più sublime, il 2 luglio, nella ricorrenza della Madonna della Bruna. Ecco perché veramente Matera è Civitas Mariae, anche perché la radice di Matera richiama quella della Madre, e Maria è Madre di Cristo e lei è la nostra intermediaria per raggiungere il valore e i messaggi che vengono dal Figlio di Dio, che è Cristo. E allora un invito per questo cammino da compiere anche in tempo di novena per gli stessi cittadini di Matera e per coloro che guardano invece a Matera anche come meta, occasione di conoscenza, di scoperta e anche di rinascita in qualche modo in questo periodo così complesso, per affrontare con la giusta serenità la conoscenza di luoghi così evocativi. Sì, beh, le chiese rupestri in genere hanno sempre l'immagine di Maria. Ma se noi volessimo riproporre un cammino di spiritualità mariana e di recupero della presenza della Madonna tra di noi, basterebbe ripercorrere quella delle edicole votive dei sassi, riproducendole laddove si conoscono le originali immagini, che erano in genere mariane. E nei sassi ci sono due chiese che sono straordinariamente emblematiche, cioè testimonianti la pietà popolare e la forza della presenza di Maria nella città di Matera. La Madonna dell'Aiuto e la Madonna delle Grazie. La Madonna dell'Aiuto, San Vito, nel Sasso Barisano, e la Madonna delle Grazie nel Sasso Cavioso, erano i due santuari che raccoglievano le ansie, le suppliche, le angosce, i dolori della comunità materana, che si rivolgevano alla Madonna per avere la grazia di qualche piccolo favore
legato spesso alla malattia, riguardo spesso al disagio sociale, riguardo spesso a un disagio particolarmente personale. Erano i due santuari della misericordia mariana, Madonna dell'aiuto, Madonna delle grazie. Si andava in questi luoghi per avere aiuto e grazie dalla Madonna, dalla Madre di Dio. E allora un messaggio anche molto attualizzato. E certamente, dobbiamo ritrovare il senso di questi luoghi e il senso di questa aspirazione dell'uomo che vede nella oltretomba, che vede nella trascendenza il momento di continuare a vivere e di non morire. Io ho detto, quando è morta mia moglie, che Maria cristianamente continua a vivere nella morte. Anche questo è un messaggio di vita che viene anche dalla Madre di Cristo.